Poco più di una settimana dal debutto in Coppa Italia contro la Fermana, il Teramo ha fatto le prove generali della propria condizione nel memorial dedicato a Mirko Mazzagatti, che ieri avrebbe compiuto 50 anni. All'ex giocatore e allenatore in seconda del Diavolo è stata dedicata una serata afosa ma bellissima, quella del Bonolis, che ha visto la presenza, oltre che della squadra di Zichella, anche del Mutignano, che proprio Mazzagatti aveva appena salvato nel campionato di promozione, e della Torrese, che punta ad un campionato di vertice in eccellenza. Nella prima sfida 6 reti per il Diavolo contro il Mutignano, con un Di Renzo in forma super, autore di una tripletta. L'ex Pro Sesto se la cava alla grande sia come goleador che in veste di assistman per Fratangelo, che realizza insieme ad Andrea e Kappa le altre marcature della prima sfida da 45 minuti. 0-0 invece la sfida dei biancorossi con la Torrese. Nonostante le due categorie di distanza, il Diavolo con la coppia Caidi Speranza dietro e con Spighi in campo con la prospettiva di rimanere in biancorosso, non va oltre il pareggio a reti bianche. Per quanto riguarda invece le questioni di mercato, con Fiordaliso ancora in situazione di stand-by in entrata, così come Vitale, che il Teramo vorrebbe mettere sotto contratto ma rispettando la lista degli over, solo Tulli, Mancini e Amadio sono sulla lista dei partenti, anche se si attendono ancora delle offerte concrete da parte di altre squadre. Perché Barbuti si ridurrà il compenso in questa stagione e potrebbe anche allungare il tipo di rapporto con la società. Ma certamente si decurterà i 70.000 euro che avrebbe percepito in questa stagione e che il Teramo non poteva oggettivamente permettersi. Caidi rimarrà in difesa, così come Mattia Altobelli. Nel frattempo ancora out per infortunio il portiere di Sgomis, che ha saltato anche il triangolare, il cui incasso è stato interamente devoluto in beneficenza con la consegna da parte del presidente Campidelli della maglia numero 8 alla famiglia di Mirko Mazzagatti. Domani il Diavolo in campo contro la San Giustese per uno degli ultimi test prima dell'impegno ufficiale di Coppa contro la Fermana. A quel punto le partite non saranno più finte come le ha definite Zichella, ma cominceranno a valere qualcosa. Purtroppo siamo ancora a luglio, neanche ad agosto, e per fare tirare le somme è troppo presto. Quindi tutte le squadre in ritiro sono belle, tutte le squadre in ritiro non hanno problemi, invece poi i problemi arriveranno quando iniziano le partite. Cosa manca e che cosa c'è di troppo nel Teramo? Di troppo non c'è mai niente, perché come diceva un mio vecchio presidente, si chiama Borsano al Torino, diceva: più siamo e più vinciamo. E quindi uno slogan che io ripeto anche qua. Però tipico degli allenatori, che non sono mai contenti dei giocatori che hanno, ne vogliono sempre di più. Sì, perché se uno dice: sono a posto, la squadra è forte, stiamo bene, la squadra non fa bene, la colpa è mia. Quindi bisogna ogni tanto, non scherzo, invece bisogna, secondo me, in questo caso dire che sono veramente contento del mercato che è stato fatto dalla società. Ci manca forse un paio di giovani per completare il discorso del minutaggio, perché il minutaggio viene fatto ai giovani, se ai vecchi il minutaggio non viene.